Le notizie dal mondo dell'architettura, bentrovati, bentornati. Bentornata anche la nostra Naima che è qui con me. Grazie Alessio, bentornato. Mi fa piacere ritrovarti. Allora, parliamo di strade, andiamo sulle strade dell'Italia, di alcune regioni in particolari. Perché? Perché il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha dato il via libera a due progetti esecutivi di nuove opere infrastrutturali che riguardano, vediamo un po', le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche. Investimento complessivo, beh, è un investimento pari a 550 milioni di euro. Passo dello Stelvio, Ascoli Piceno, Novara, Vicenza, le zone che potranno dire in questo modo di beneficiare delle infrastrutture. Ennesimo importante passo avanti anche per quanto riguarda la rete stradale del nostro paese, no? Direi di sì, che ce n'è sempre bisogno di migliorare le infrastrutture. Invece noi ci spostiamo in Malesia, dove sta per prendere il via il progetto di questo ecovillaggio che si chiama New Park ed è a Kluang, quindi la cittadina della Malesia, ed è stato firmato da Pomeroy Studio e sarà il più grande progetto di architettura verde mai realizzato in Malesia e che è pronto quindi a trasformare una città che è celebre per la produzione di olio di palma in un punto di riferimento culturale e ambientale. Quindi ogni città cerca di avere più sfaccettature. Interessante. Allora, noi però di fronte a questa possibilità, che è una possibilità positiva, dobbiamo registrare un segno meno e quindi dobbiamo parlare di 7 anni neri, letteralmente neri, con la crisi anche che ci ha messo lo zampino. Non lascia molte speranze, va detto, l'osservatorio congiunturale dell'ANCE che ha diffuso questi dati che poi raccolgono anche il contributo dell'ufficio studi dell'associazione, che parlano infatti di 800.000 posti di lavoro in meno, un tracollo che, come si diceva, si trascina da anni, è un periodo lungo, 7 anni di crisi, e di fronte al quale poi l'associazione dei costruttori chiede al governo un intervento urgente ed incisivo, perché qui, cara Naima, solo quando subentra la politica, il governo e quindi l'intervento è davvero strutturale, si riesce ad uscire dalla crisi, no? Eh già, e purtroppo Alessio devo venirti dietro con le notizie non positive, devo continuare a parlare di disfatta vera e propria, e che invece salva il comparto della riqualificazione. Questo è l'unico dato positivo, stando a quello che dice l'ANCE, che dal 2008 infatti segna un dato positivo solo per il comparto della riqualificazione nell'ambito del settore dell'edilizia, che invece mostra tutti i segni negativi, mentre la riqualificazione segna un più 18%, un dato estremamente positivo rispetto ad altri dati che invece sono decisamente negativi, quelli per esempio dell'edilizia abitativa che registra un meno 62,3%, l'edilizia non residenziale meno 23,6% e il dato delle opere pubbliche che registra un meno 48,1%, dati veramente negativi. Cara Naima, abbiamo già pronto Michele De Lucchi che ci deve parlare un po' di quelli che sono i suoi pensieri che guidano l'installazione sua personale al Salone del Mobile di Milano 2015. Sentiamo che cosa ha detto al nostro TG e noi torniamo, se sei d'accordo, subito dopo.